Perché dall'oltretomba Bando Siris questa sera è qui! Vedi che c'è il Banda, ma che piacere, Banda, come ti si evoca a Bari, come ti si evoca a Bari? Non riesco a parlare. Ah no, neanch'io. Bene, Banda, si piega, si può accomodare. Io aspettavo qualcosa in genere alle zie. Sì, ma un attimo, ecco. Allora, intanto gradisca un nostro piccolo omaggio floreale, cara Banda. Ecco, aspettavo un fascio di rose, dove li avete presi? Al cimitero? Caramba! Grazie, ci ha preso. La mia cameriera. Raffa! Beh, vabbè, senti. Da quanto non ci vediamo, Raffa? Guarda, non ci vediamo più dal 2011, quando abbiamo fatto uno spettacolino io e te su una terrazza alla Dispoli. A Monte Carlo. Alla Dispoli. Alla Dispoli. Sì, alla Dispoli. Io alla Dispoli. Sì, mai stata. Non so neanche che cos'è la Dispoli. Ci sono le prove. Allora, cara Banda, e tu mentre un attimo prima che Banda, oddio, che se casca scusa, il mio chirurgo, certo. Ho i punti freschi qui dietro, vai, sai. piano, capisco che sei sempre nel sarcofago e quindi è un po'. Allora, prego, un attimo il prima l'hai già ordinato, vero? Sì, il mio me lo fanno adesso appena finisco. Forte, visto come sta andando. Non mi sembra che vada forte. Sì, ma non mettere la lancia della piaga. Direi che va terra. Anzi, purtroppo sotto terra. D'altra parte non sono più gli anni di mille luci. Ma che bei ragazzi, non troppo giovani però. Ecco, è qui che ti volevo. Ah, eravate i miei fan, lui lo ricordo. Come ti chiami? Un nome che evoca una coppia, Giulietta. Romeo. Perché lui? Ma me lo ricordo perché nell'immediato dopoguerra lo vedevo a tutti i miei spettacoli in prima fila, cara. Mi regalò tanti gioielli. Poi si è messo con una sbarbina più giovane di me. Wow, eccola qua. Ringrazia che non ho più le unghie. Non ce lo permettono in paradiso. Ma vedo che ti hanno anche... ti hanno tolto i gioielli, gioiellata. I gioielli li ho impegnati per rifarmi qua. Senti, poco prima che tu entrassi, cara Banda, qualcuno mi ha detto: ma scusate, avete detto se fosse una persona dello spettacolo? Io ho detto, mi sono permessa, ho detto sarebbe una regina, e qualcuno ha detto: ma regina di che? Eccolo là. Cosa gli risponderesti? Non rispondo, passo le mani. Ecco. Ringrazio e datemi una parrucca che la devo prendere. Devo prendermi i capelli. Ma come ti permetti? Ma Nicola! Hai mai sentito parlare di me, Nicola? Tu al massimo la Cuccarini, vero? Ma di cosa? È stata, ma qualche anno fa, e te la dovresti anche ricordare, insomma, eh? Non è che ci ha lasciato da tanto. Sarà espulsa dall'arcighella. Ecco. Allora, cara Banda, tu sei stata veramente una regina. Perché, lo sappiamo, ecco, andiamo oltre. Perché sei talmente grande. Come? Talmente grande, talmente immensa, talmente tutto e talmente donna, che di più non so che cosa si potrebbe chiedere. Io potrei chiedere un uomo talmente uomo. Davvero? Eh sì. E questa allora è la serata giusta per te. Ma io ho un uomo dei miei sogni. Ah sì? E se volete ve lo racconto adesso con una mia ultima incisione. Ah, caramba! Prego! Un uomo!
Se vi è un po'